All'amministrazione comunale di Salerno e in particolare al sindaco dottor De Luca per la cooperazione, l'intelligenza e l'efficacia dei suoi interventi per la realizzazione della cittadella giudiziaria. È un bene che entra nel patrimonio di Salerno. Debo al consigliere comunale, noi siamo estremamente rispettosi per quei magistrati che non accettiamo la carriera giudiziaria per carriere politiche. Da Rousseau, dal Settecento, i tre poteri devono restare separati e distinti. Ci auguriamo soprattutto che questo patrimonio immobiliare realizzato con notevoli Salerno ha dall'anno 1000 dei traguardi di grande europeismo. La scuola medica salernitana ha insegnato a tutte le università d'Europa cos'era la medicina e la ricerca. Anche la scuola di diritto donne medico, perché è un capitale che va certamente investito e utilizzato anche nel Parlamento, perché esse portano buonsenso, intelligenza e moderazione. Rinnovo il mio grazie all'amministrazione comunale di Salerno, dicendo che i cittadini e l'intelligenza di questa città apprezza questa eredità e queste conquiste del sapere. Grazie innanzitutto all'avvocato Dario Incutti per aver fortemente voluto l'intitolazione di questa piazza all'Unione delle Camere Penali.
è stata la sua sagacia, per la verità non è un mistero. Io all'inizio ero contrario perché ritengo che tutte le associazioni abbiano pari opportunità, debbano avere pari opportunità, perché domani può venire un'altra associazione a chiederci uno spazio, anzi a chiedere all'amministrazione uno spazio, e l'amministrazione dovrà portarglielo. Ma poi sono stato convinto dalle parole dell'avvocato Inutti quando diceva: badate bene, l'unione delle camere penali a Salerno è nata sul sangue di avvocati salernitani, è nata sul sangue di Tino Cassani, di Marcello Torre e di Giorgio Barbarugo, nonché di un magistrato come Don Nicola Giacomini, che lo chiamavamo Don Nicola, dei punti di riferimento sicuri del nostro foro. E sono qui presenti stamattina, presente l'avvocato Pasquale Franco, l'avvocato Nello Guarignello, autore peraltro di Qualcosa di fresco, di un libro di poesie, Tempis Temporum, che lo stesso presenteremo il 15 di novembre, e l'avvocato Carmine Pepe, che è più giovane perché compirà solo 50 anni di toga. Allora io auguro che questa piazza che stamattina inauguriamo sia foriera di tanti successi dell'avvocatura, sia civile che penale, e che questa cittadella giudiziaria finalmente decolli. Approfitto della presenza del Presidente della Corte a coordinarci, se riusciamo a metterci d'accordo. Ci paralizzeremo qualsiasi cosa, perché sono stanco di andare io, il sindaco e qualcun altro a Roma, quasi mensilmente e quasi a stendere la mano per avere questi voti che in fin dei conti ci spettano, come nel disegno che vi dico, come nel disegno che vi dico, che con questo spreco nazionale che c'è, la buccia nell'oceano, non verrà sicuramente la testa a nessuno. Nelle camere penali ringrazio il sindaco per questa occasione, prendiamo atto con soddisfazione, con l'azione generale che è venuto anche qui da noi. Io ritengo che sia necessario, mi rivolgo alle camere penali, ma mi rivolgo al Presidente, è un fatto che preoccupa sia per la importanza della manifestazione. Una di quelle figure che si impongono nel rispetto dei cittadini per la loro sobrietà e per la loro qualità professionale, non per altri motivi. È veramente una perdita grave per l'avvocatura della nostra città, ma per i cultori del diritto, e devo dire anche per la nostra comunità, perché perdiamo un grande salernitano, un nostro cittadino che faceva onore alla nostra città. Ne approfitto per rivolgere, la prima volta che lo incontro in occasioni pubbliche, l'augurio di buon lavoro al dottor Lembo, che è arrivato di recente nella nostra città. Siamo convinti che la sua opera contribuirà ovviamente all'amministrazione della giustizia, all'insegna dei valori profondi e permanenti di legalità, di equilibrio, di rispetto reciproco che ci legano. Ricordo sempre che nell'esercizio delle nostre funzioni noi siamo servitori dei cittadini, non i cittadini i nostri servitori. Momento simbolicamente importante. Ricordava l'avvocato Incutti i morti che abbiamo alle spalle nella vicenda della giustizia salernitana. Un grande magistrato, Nicola Giacombi, vittima di un nucleo. Rivolgerei un affettuoso e meritatissimo applauso. Ecco, in un'Italia che racconta la legalità in maniera
direi non sempre corretta, perché viene raccontata soltanto una legalità da un punto di vista, e in genere è impunita.